Buongiorno, benvenuti a Città della Scienza, ben trovati a chi già c'è stato. Oggi apriamo questa giornata internazionale planetaria in vista della 26ª edizione di Futuro Remoto che si aprirà il 3 ottobre, che sarà dedicato allo spazio, lo spazio, la fantascienza, lo spazio tra scienza e fantascienza, che è anche l'oggetto della tavola rotonda di oggi, che vado a introdurre non prima di aver però presentato gli ospiti che abbiamo qui oggi: Enzo Troiano, che è fumettista, disegnatore, di cui abbiamo esposto alcune tavole tratte dalla serie Engasol 0.220, che è stata tra l'altro recentemente ripubblicata dalla Cagliostro Press, e Nunziata Albano, che è studioso di storia delle idee, sta per completare un volume sull'opera di Isaac Asimov, che ce ne parlerà nel corso della giornata, e Carmine Treanni, che invece è direttore di Delos Science Fiction, che è la più longeva e famosa rivista di fantascienza su internet. Dunque, questa giornata internazionale dei planetari, che abbiamo voluto, che si organizza ogni anno in Europa, nella domenica che precede l'equinozio di primavera, abbiamo voluto organizzare anche questa tavola rotonda per riprendere un discorso che a Città della Scienza non è nuovo, sul rapporto tra la scienza e la fantascienza. Un rapporto che, come ci racconterà anche Carmine Treanni, inizia insomma molto prima che la scienza inizi a lavorare programmi spaziali, romanzi della space opera di Edmond Hamilton, di Jack Vance, di Asimov, di Heinlein, hanno preceduto di molti anni l'inizio dell'era spaziale, e in molti casi hanno anticipato anche tante innovazioni che la scienza ha poi introdotto successivamente. È un aneddoto interessante che alla fine, all'inizio degli anni 40, il direttore della rivista Astounding Stories, John Campbell, venne interrogato dall'FBI perché una storia della rivista, raccontava di un'arma a energia nucleare, una bomba atomica, insomma, molto prima che il progetto Manhattan portasse a termine lo sviluppo della prima bomba atomica. Non era una fuga di notizie come era stato temuto, ma era appunto la capacità degli scrittori di fantascienza di anticipare anche di molti anni le innovazioni della scienza e della tecnologia. Con Enzo Troiano invece parliamo appunto di Engasol e in generale dei suoi lavori a fumetti, in cui la fantascienza è stata disegnata e sceneggiata da un particolare punto di vista, e quindi la conquista dello spazio da un particolare punto di vista. Engasol si ambienta su Marte circa 500 anni dopo la sua colonizzazione, su un pianeta che è ricoperto da grandi megalopoli, che ricorda molto la Terra, e ci dimostra che, appunto, ci suggerisce forse che anche la conquista dello spazio in generale non ci impedirà di portare negli altri mondi i nostri stessi difetti e tutte le visioni anche ottimistiche o pessimistiche che possediamo. Allora la parola a Enzo. Engasol è stata una cosa, diciamo, negli anni 90, quando era da poco uscito, andata in lingua d'Italia, che per la prima volta in cui usciva, forse in maniera forte, la fantascienza nel fumetto. Engasol è nato, diciamo, non per caso, ma diciamo è nato perché c'erano molti disegnatori napoletani che all'epoca non trovavano lavoro, probabilmente non riuscivano a trovare lavoro, quindi si pensò che uno sbocco poteva essere quello di creare una serie fantascientifica. L'idea, diciamo, però, siccome è stata partorita l'idea originale da me, ma poi accompagnata da tante persone, era quella di trasportare quelli che erano i problemi dell'epoca. Forse noi per certi versi abbiamo anticipato i problemi di oggi, cioè quelli delle multinazionali che colonizzano la nostra vita, che controllano e che hanno potere anche sugli organi politici, sulla malavita, che in realtà è soltanto uno strumento delle malattie del potere. Diciamo, abbiamo messo insieme tutte queste cose che sentivamo fortemente. C'era anche una forte opposizione all'epoca a quello che poteva essere l'avvento di personaggi come Berlusconi, che veniva dal mondo delle aziende, faceva politica, e quindi si pensò di fare questo fumetto, però naturalmente per non appesantire il lettore, quindi per non portarlo a scocciarsi, ma la lettura, se avessimo ambientato il fumetto
dibattimento allo stato attuale, fa parte invece dell'ambientazione fantascientifica, però con degli elementi scientifici, nel senso che per esempio Marte è stato pensato non a caso, perché in quel periodo venne fuori che su Marte erano state ritrovate dalla sonda dei campioni fossili di acqua, per cui si pensa domani potrebbe esserci la vita sulla Terra. Quello che tu hai notato, diciamo, che è importante, che hai centrato, è che noi abbiamo cercato di calcare la mano all'epoca sul fatto che l'uomo, spostandosi su un altro pianeta, si sposta con tutti i difetti e con tutte le, soprattutto le negatività che lo contraddistinguono. Tanto è vero che su Marte vanno, diciamo, in maniera insomma simpatica, i meridionali della Terra, cioè mandano lì tutti gli arabi, i napoletani, cioè tutti quelli che sono un po' la feccia del secondo chi sta al potere della Terra, e la Terra che non si vede, si sarebbe poi vista dopo, purtroppo si hanno avuto la possibilità di andare avanti per problemi che non posso certo insomma elencare adesso, che sto facendo incontro alla fantascienza. E si sarebbe visto proprio invece la Terra era diventato un luogo dei vizi, dove non esistevano più le macchine, dove c'era l'ambiente pulitissimo. E la fantascienza naturalmente è quello che ha contraddistinto questo momento, in particolare quella di Asimov. Cioè, la fantascienza, diciamo, tra virgolette, cyberpunk, cioè questo tipo di fantascienza nuova, se vogliamo, almeno per quell'epoca lo era, dove si introduceva il concetto dell'hacker, si introduceva il concetto della fantascienza vista come la manipolazione dell'elettronica, dei computer, di queste cose qua. Avendo però naturalmente questi forti connotati, diciamo, comunque umanisti all'interno delle cose. È stato un po' il parto di Engra. Cioè, certo che è singolare che questa cosa sia avvenuta a Napoli, ed è singolare che non se ne sia parlato molto. Che oggi si parlano di molti disegnatori, per esempio dei gemelli Cestrato, di Giuseppe Ricciardi, che lavorano a Fornelli, che lavorano in Francia, non se ne parlava all'epoca, ma lavorano veramente. Queste poi sono cose, diciamo, che fanno parte di un altro. Tu poi hai lavorato anche ad altre storie, fumetti sulla fantascienza, sul fantasy. Insomma. Sì, io ho continuato su questa linea facendo prodotti diversi, più adesso faccio dei cartonati sullo stile francese, che sono diversi proprio come proposizioni di prodotto, quello è un prodotto più popolare, più all'abbonamento, quelli che faccio adesso invece sono dei tomi, dei cartonati francesi. Però è rimasta questa connotazione fantascientifica. Volevo ricordare che la giornata di oggi è anche un po' in memoria di questo grande illustratore, disegnatore Mebius, che è scomparso pochi giorni fa. Abbiamo recuperato qualcosa di una personale che lui aveva tenuto qui nel 2000 e insieme abbiamo voluto mettere delle tavole di Engaso e delle illustrazioni di Luca Leastri, che vedete invece qui, che è un importante illustratore bolognese, era più importante illustratore di fantascienza, oggetti militari, in realtà, e questo si lega al discorso di Enzo, molte di queste tavole provengono da romanzi internazionali. Moebius è stato indubbiamente uno dei più grandi, dal punto di vista del fumetto è stato sicuramente uno che ha influenzato tantissimo la fantascienza, sia come stile sia proprio come visione della fantascienza. E pochi lo sanno. E Moebius è stato talmente grande che ha influenzato per esempio un grande autore come Otomo. Se noi pensiamo ad Akira, Otomo è stato influenzato da Moebius. E Moebius è stato uno dei pochi che ha lavorato con l'animazione giapponese. Alcuni dei grandi film di animazione giapponese, come tra cui Springer per esempio, ha avuto come coautore, ma è riduttivo, diciamo, perché lui ha fatto scenografia, ha creato delle cose. Moebius è stato grande. Allora passiamo la parola intanto a Nunziante Albano, che avevo già presentato. Io Nunziante lo conoscere virtualmente, perché aveva presentato un suo lavoro sull'opera di Isaac Asimov, che resta probabilmente il più famoso scrittore di fantascienza anche qui in Italia. È uno studio su come l'opera di Asimov, che è di fantascienza, si possa leggere attraverso anche la storia della filosofia della storia, la storia delle idee. Su questo Nunziante sta completando un volume di prossima pubblicazione, e al quale appunto voglio chiedervi un po' di anticiparci qualcosa, soprattutto. Il rapporto tra scienza e fantascienza, secondo me, va visto non soltanto nel senso della scienza come tecnologia, come astronavi, come sistemi di propulsione nello spazio, come
idee, diciamo, tecnologiche, ma anche la scienza e anche la scienza politica, la sociologia. Io penso che Asimov sia importante non tanto per le sue, come dire, anticipazioni o invenzioni di tipo tecnologico, anche per esempio Asimov è molto famoso per i suoi robot, per le sue storie di robot, per queste famose tre leggi della robotica che dovrebbero governare, cioè un cervello cibernetico e permettergli di interagire, diciamo, di coesistere con gli uomini. Ecco, questa è una delle sue invenzioni più famose, che hanno avuto anche delle ricadute sulla cibernetica. Cioè, io personalmente non credo che sia una delle sue, attivazioni più importanti, più significative, così come pure quando parla di computer, per esempio, lui immaginava negli anni 50 il progresso dei computer che sarebbe sviluppato con la realizzazione di computer sempre più giganteschi che avrebbero raggiunto le dimensioni di interi pianeti, per dire. Non riusciva a immaginare invece la microelettronica, perché poi nel giro di 20 anni, 30 anni avrebbe evoluzionato concretamente poi la nostra vita. Quello che invece secondo me è molto interessante, molto importante nella fantascienza di Asimov, soprattutto nel suo primo periodo, cioè della fase d'oro della fantascienza di Asimov, che è anche il periodo d'oro, il cosiddetto periodo d'oro della fantascienza americana, cioè quello che va dagli anni 40 agli anni 50 e fino ai primi anni 60, diciamo così. Quello che secondo me è più interessante sono le sue prospettive, diciamo, di tipo sociologico, sociopolitico. Per esempio, nei suoi romanzi del ciclo dei robot, il cosiddetto dei robot, il primo più importante è Abissi d'acciaio, lui immagina la Terra, l'uomo che si è ha colonizzato, il sistema solare, i pianeti del sistema solare e altri pianeti più esterni, su altri sistemi stellari, e immagina che la situazione politica si sia in qualche modo polarizzata tra una Terra, gli abitanti della Terra che sono rimasti in qualche modo chiusi in se stessi, hanno rifiutato l'avventura spaziale e questa Terra sovrappopolata è coperta di queste enormi megalopoli di metallo, di acciaio, in cui la gente vive in qualche modo soffocata, anche in una sorta di regime quasi socialistico, e al tempo stesso invece gli uomini che si sono hanno colonizzato invece lo spazio, hanno colonizzato gli altri pianeti, hanno sviluppato una civiltà tipo completamente diversa, una civiltà fortemente individualista, una civiltà basata su città estremamente polverizzate, su enormi tenute urbane, enormi tenute, diciamo, rurali, grandi decine di migliaia di chilometri, insomma. Quindi questa prospettiva gli permette in qualche modo di esplorare, di estremizzare due tendenze che sono diffuse nella nostra civiltà, cioè la tendenza alle grandi megalopoli e al tempo stesso la tendenza, soprattutto nelle città occidentali, in America, negli Stati Uniti, della borghesia, per esempio, a vivere invece in queste città suburbane formate di villette, di grandi spazi e così via. Quindi lui estremizza, e la fantascienza, il bello della fantascienza è proprio questo, che una delle cose che permette è di essere un enorme laboratorio virtuale, anche di realtà sociologiche, e quindi lui immagina, in qualche modo estrapola queste tendenze che sono nella realtà urbana, nella realtà sociale attuale, e le proietta in un futuro in una realtà spaziale, e quindi una terra sovrappopolata, una terra socialistica, una terra che vive chiusa e ripiegata in se stessa, e gli uomini delle colonie spaziali che invece vivono frammentati, individualistici al massimo, addirittura che odiano il contatto fisico con gli altri uomini, si guardano a distanza attraverso sistemi di telecomunicazione. Quindi questa situazione sociale poi lui la
ovviamente la viene comunque critica, comunque in entrambi i casi, cioè entrambe le soluzioni, quella della sovrappopolazione, la chiusura diciamo all'interno delle grandi megalopoli, come quella della dispersione, la frammentazione urbana in queste città spaziali diciamo estesissime, sono entrambe tendenze negative e vanno superate attraverso una nuova avventura spaziale che porti l'uomo oltre questi limiti, queste polarità e lo porti a conquistare l'intero universo. E quindi tutta la, diciamo, tutta l'opera di fantascienza di Asimov, tutto il primo periodo, è in qualche modo rientra, diciamo, quasi tutte le opere, quasi tutti i romanzi e i racconti, rientra in un grande quadro, diciamo, una grande idea che lui aveva dello sviluppo dell'uomo, dello sviluppo dell'uomo nell'universo, sia a piccola scala, sia a breve termine, cioè nei secoli, nei millenni più prossimi a noi, sia a lunghissimo termine, diciamo, in una prospettiva di un futuro lontanissimo, quando lui immagina che l'uomo colonizzi l'intero universo, quindi realizzi quello che chiama l'impero galattico. Quindi l'idea dell'impero galattico è che oggi è diventata, diciamo, un'idea comune, un topos banale, diciamo, della fantascienza, anche in Guerre Stellari, cioè, no, c'è l'impero galattico. E in realtà è un'idea di Asimov, è un'idea che lui ha seminato e che ha dei risultati interessanti. A questo proposito, si parlava prima, per esempio, parlando del momento di Engels o del 220, di questa realtà, diciamo, di questa civiltà moderna, contemporanea, postmoderna, dominata da forze, diciamo, da poteri forti, no? Multinazionali, da poteri diciamo che si sottraggono al controllo democratico, comunque al controllo politico, diciamo, normale della società. Paradossalmente Asimov ha una visione per certi aspetti simile dello sviluppo politico e sociale dell'uomo, però mentre la maggioranza degli scrittori di fantascienza già a partire in realtà dagli anni 50, se vogliamo, già che avevano, penso a un grande amico di Asimov come Frederick Pohl, per esempio, ma tanti altri, Herbert e così via, avevano una visione negativa, in qualche modo comunque molto critica, cioè, di questi possibili sviluppi futuri della società, della politica dominata da queste forze diciamo extrapolitiche, da questi poteri mediatici oppure economici oppure tecnocratici. Asimov invece apparentemente ha una visione positiva di questo sviluppo, cioè per lui i problemi della civiltà umana, i problemi sociali, i problemi economici, i problemi di sviluppo, di coesistenza degli uomini possono essere risolti, almeno l'Asimov, diciamo, del primo periodo, perché secondo me l'Asimov migliore, quello più interessante, più bello anche noi letteralmente, cioè, i problemi dell'uomo possono essere risolti proprio in questa chiave tecnocratica. Cioè uno dei messaggi di fondo della fantascienza di Asimov, almeno della prima fase, ripeto, della fantascienza di Asimov, è che i problemi dell'uomo possono essere risolti in chiave tecnocratica. Cioè, e questo paradossalmente, al tempo stesso, benché lui, anche diciamo sul piano delle interviste, della biografia, si sia sempre dichiarato sinceramente democratico, aderente ai valori, diciamo, cosiddetti americani, di libertà, democrazia, uguaglianza, progresso, però contemporaneamente lui ritiene che in realtà, al di là, diciamo, di questa, come dire, questa dimensione democratica, di libertà civili, è necessaria l'esistenza di elite tecnocratiche che guidino, che governino diciamo, lo sviluppo umano, evitando all'uomo i problemi, i problemi di sovrappopolazione, di guerre nucleari, di cui sentiamo parlare anche oggi. No? Ora, questa prospettiva tecnocratica non governata dalla democrazia, diciamo così, è effettivamente, a mio parere, il grande problema e la grande minaccia che ci sovrasta adesso, attualmente. E vediamo che uno degli strumenti che queste forze, questi poteri forti tecnocratici, non democratici,
che spesso sfruttano, utilizzano le forme democratiche per attuare per il loro potere. Una delle forme che utilizzano per poter appunto conquistare la società, conquistare guidare la civiltà umana, è proprio quella di prospettare questi pericoli, queste minacce, possono essere i problemi, le crisi monetarie, possono essere i problemi ecologici, possono essere le minacce nucleari. Tutti questi problemi vengono agitati da certe tendenze culturali, da certi poteri, da certe realtà anche mediatiche, come minacce che debbono portare a una nuova realtà umana, una civiltà mondiale unificata, governata da poteri illuminati che sappiano governare le tecnologie, eccetera, eccetera. Ora, questa prospettiva che è già in Asimov è una minaccia attuale, secondo me è pericolosissima. Io sono assolutamente contrario all'idea di un governo mondiale, questa ideologia che alcuni chiamano ideologia mondialista, cioè di un governo mondiale che è l'unica soluzione ai grossi problemi planetari del mondo. Io la vedo invece come un pericolo assoluto, perché è il pericolo dell'azzeramento delle differenze culturali, azzeramento della libertà dell'uomo, schiacciamento dell'uomo in una prospettiva puramente economicistica e tecnocratica, quindi è assolutamente negativo. Tra l'altro, invece l'invenzione della fantascienza di Asimov, che secondo me invece è la più veramente geniale, questa famosa, è quella della cosiddetta psicostoria. Nei famosi romanzi di Asimov del ciclo dell'impero, del ciclo delle fondazioni, lui immagina proprio questo, che l'impero galattico si trova in una fase di tramonto, anche se non lo sa ancora, e uno scienziato, questo Harry Seldon, elabora una scienza che lui chiama psicostoria, che è in grado di individuare le tendenze sociali, le tendenze psicologiche e sociali delle grandi masse umane. Qui parliamo di impero galattico, quindi sono masse umane di miliardi, di decine e centinaia di miliardi di uomini. Queste tendenze automatiche, implicite, inconsce delle masse umane, possono essere previste, calcolate matematicamente, e quindi in base a questi calcoli socio-matematici, è possibile prevedere addirittura il corso della storia, il corso dello sviluppo umano e il corso della storia. Come in tutte le scienze, non c'è solo una componente predittiva e interpretativa della realtà, ma c'è anche una componente di intervento nella realtà. Quindi la psicostoria non soltanto prevede di capire che la civiltà umana, la civiltà galattica sta al tramonto, ma secondo questo scienziato Seldon si può anche intervenire sulla storia, sulle tendenze umane, per cambiare il corso della storia galattica. Ora, questa prospettiva della psicostoria, anche questa prospettiva, perché poi questo scienziato crea delle fondazioni, delle misteriose fondazioni scientifiche che in maniera occulta, in maniera misteriosa, operano per modificare il corso della storia, per evitare la decadenza, eccetera, eccetera. Questa prospettiva della psicostoria è una prospettiva anche questa attualissima, è una prospettiva anche questa tecnocratica, cioè di una scienza che è in grado di capire, penetrare e inquadrare matematicamente i comportamenti umani, i comportamenti sociali, prevederli e modificarli all'insaputa degli uomini stessi. Questa è l'idea di fondo del ciclo delle fondazioni, del famoso ciclo delle fondazioni, che effettivamente secondo me è il ciclo romanzesco di Asimov migliore, più geniale, più anche affascinante, e questa è una prospettiva questa terribile, cioè l'idea che la vita umana, la storia umana, le pulsioni umane sono prevedibili, sono governabili da poteri occulti in possesso di una scienza non tecnologica in questo caso, ma una scienza sociologica, per pochi e che appunto finisco per determinare il percorso dell'uomo. Ora, anche questa prospettiva, secondo me, è una prospettiva attualissima. La società contemporanea, la società cosiddetta globalizzata, la società mediatizzata, la società in cui tutti sono connessi, la società cosiddetta dei sei gradi di differenza, no? Per cui
se noi andiamo a vedere i nostri amici, gli amici dei nostri amici, gli amici degli amici dei nostri amici, scopriremo che possiamo contattare qualunque persona del globo dopo sei passaggi, diciamo, di conoscenze. Questo globo di 6 miliardi, 7 miliardi, 8 miliardi, come siamo messo di persone, tutte connesse tra di loro, tutti impauriti in qualche modo diciamo, dalle minacce ecologiche, dei problemi ecologici, dei problemi sociali, dei problemi politici, possono essere effettivamente guidati, possono essere effettivamente influenzati da poteri forti che abbiano strumenti di tipo sociologico che esistono oggi, esiste tutta una miriade di teorie scientifiche, di teorie sociali, la teoria dei giochi, la teoria dei sistemi e tante altre, che possono essere, come dire, potenziate attraverso l'uso dei sistemi di elaborazione elettronica e i sistemi di comunicazione diciamo, informatica, in modo tale da immettere immediatamente, in poco tempo, degli input sociali nell'intero globo e governare i comportamenti sociali in maniera inavvertita. Quindi la prospettiva di quella che Asimov chiama la psicostoria e che lui immagina un futuro remoto, in realtà, a mio parere, è una prospettiva reale, vicina e realmente inquietante. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, la lettura di Asimov va fatta in maniera critica, perché quindi l'ottimismo, diciamo, di Asimov, l'ottimismo scientista progressista di Asimov va letto con un grano di sale, anche se è affascinante, anche se è interessante, e anche se lo stesso Asimov poi non era, diciamo, poi ha avuto un'evoluzione anche complessa, ha cominciato a rendersi conto, diciamo, con il passare del tempo, anche dei pericoli della sua visione, quindi per uno dei romanzi, diciamo, più tardi della prima fase, cioè la fine dell'eternità, c'è una specie di capovolgimento, cioè queste forze misteriose che governano l'uomo sempre per il bene dell'umanità, però a un certo punto vengono l'eroe, diciamo, del romanzo, sovverte tutto, distrugge questa organizzazione misteriosa che governa, diciamo, la vita dell'uomo, proprio per ridare l'uomo la libertà. Quindi anche Asimov in realtà poi aveva cominciato un percorso, diciamo, di rivisione, diciamo, di questa sua prospettiva progressiva. Ma sotto poi per i tecnici, diciamo, preferiamo proseguire fino alla conclusione con Carmine Treanni, che ho il piacere di conoscere da molto tempo come direttore di Delos Science Fiction, di questa rivista di fantascienza che potete vedere. Abbiamo portato alcuni numeri qui nella teca, li abbiamo messi in mostra su approvazione del Delos Books, che è l'editore della rivista Delos e della rivista Robot, che invece è la rivista cartacea più longeva della fantascienza, era stata iniziata negli anni 70 dall'Armenia e ora è tornata negli ultimi anni, dal 2003 se non mi sbaglio, con Delos. Carmine ci invece mostrerà un po' riviste di fantascienza più vecchie che dimostrano come la fantascienza abbia anticipato tantissimi temi dell'astronautica, della conquista dello spazio, che è il tema della giornata di oggi. Intanto grazie a Roberto Paura, a Città della Scienza, che ci hanno ospitato in questa giornata internazionale dei planetari. Io volevo partire, e capirete che quello che dirò è molto collegato a quello che diceva l'anziante adesso, a quello che ha detto il suo italiano. Volevo partire da un po' dal titolo di questa tavola rotonda, che era dallo Sputnik a Star Trek, l'impresa spaziale tra scienza e fantascienza. Lo Sputnik, voi lo sapete, è stato il primo satellite messo in orbita nel 1957, era una sfera, poco più di una sfera di mezzo metro, con delle antenne, e dentro c'erano semplicemente delle batterie, comuni batterie, quelle che potremmo dire oggi, comuni batterie, e una rete trasmittente. A metterlo in orbita furono i russi, con grande stupore di tutto il mondo, in particolare del mondo occidentale, in particolare degli Stati Uniti, che si videro in qualche modo sorpassati in quella che poi è cominciata con lo Sputnik, ed è stata poi definita la corsa allo spazio. Si videro sorpassati in che senso? Perché loro pensavano di essere avanti
nel programma spaziale, invece si accorse che erano indietro rispetto ai sovietici, che l'anno dopo mise in orbita lo Sputnik 2 con la cagnetta, famosa cagnetta Laika, che poi non si chiamava Laika, perché non si chiamava Laika, era il nome russo della razza con cui quel cane, di quel cane, e, però è passata una storia con la cagnetta Laika, e quindi spedirono questo povero animale in orbita con un secondo satellite. Lo Sputnik era proprio un programma, ci furono almeno una decina di lanci di satelliti per vari esperimenti. Questo ovviamente diede l'impulso agli Stati Uniti per affrettare la programma spaziale, tant'è vero che nel 1961 l'allora presidente Kennedy dichiarò pubblicamente il famoso discorso che entro quel decennio l'America avrebbe mandato un americano sulla Luna e l'avrebbe fatto ritornare, cosa che effettivamente poi accadde nel 69, quindi mantenne la parola anche che entro il decennio avrebbero mandato un uomo sulla Luna. Però intanto i russi nel 61, proprio in contemporanea con il discorso di Kennedy, fecero fare a quello che poi è passato la storia come il primo uomo in orbita intorno alla Terra, che era Yuri Gagarin. Questo per dire, raccontare un po' che in quegli anni, quindi alla fine degli anni 50, in tutti gli anni 60, si è iniziata ed è proseguita quella che poi è passata a storia, come dicevo prima, la corsa allo spazio, quindi la guerra fredda tra il blocco occidentale e quello orientale è passata anche attraverso la conquista dello spazio. In quegli stessi anni, in Italia soprattutto, la fantascienza cominciava a diventare un fenomeno più di massa, e proprio nel 57 cominciarono a uscire riviste che tentavano di abbinare il discorso dell'astronautica, quindi della corsa allo spazio, dei missili, di tutti questi di tutta questa tecnologia che allora era sconosciuta, con la fantascienza. Faccio un passo indietro: la fantascienza è dato questo termine italiano che riassume bene quello che è poi il concetto di questa narrativa, cioè una narrativa che poi è diventata ovviamente passata attraverso il cinema, il fumetto, i telefilm, i videogiochi, tutto quello che è l'intrattenimento popolare, poggia su due basi molto precise. Da un lato la scienza, come dice il nome stesso, e in quasi tutte le lingue in cui la pronunciare questo tipo di narrativa ha questo elemento scientifico, e poi ha l'elemento dell'immaginazione, della fantasia. La parola fantascienza, è giusto per dare un elemento storico, il termine è stato coniato da Giorgio Monicelli, che è stato il primo, è stato un intellettuale, un traduttore, ha lavorato alla Mondadori, è fratellastro di Mario Monicelli, il regista, è stato coniato nel momento in cui lui ha creato due prodotti editoriali, la Mondadori nel 1952. Lui crea una rivista che si chiamava Urania, che poi è stata chiusa dopo 14 numeri, e poi ha creato una collana di romanzi di fantascienza che si chiamava I Romanzi di Urania, che dovevano fare da supporto alla rivista, ma che poi in realtà la rivista dopo 14 numeri è chiusa e I Romanzi di Urania sono tuttora la collana principe dell'editoria di fantascienza in Italia, la trovate in edicola, che poi ha cambiato nome con numero 155, che è diventato Urania semplicemente, è stato tolto I Romanzi. Lui ha coniato questo termine mutuandolo appunto da quello che era la parola in inglese science fiction, e ha coniato questo termine che poi ha preso piede. Poco prima però, cioè pochi mesi prima, Urania nasce nel ottobre del 1952, ad aprile del 1952 a Roma due giornalisti, uno italo-americano e uno italiano, creano una rivista che si chiama Scienza Fantastica. È la prima rivista di fantascienza in Italia ed è quella considerata l'anno zero, diciamo, della fantascienza in Italia. Questa rivista si chiamava Scienza Fantastica perché per loro la traduzione migliore del termine science fiction era proprio Scienza Fantastica. Un altro termine usato in quel brevissimo lasso di tempo, fino a quando poi il termine fantascienza ha preso piede, è piaciuto a tutti ed è stato poi adottato unanimemente come termine per definire appunto questo genere di intrattenimento popolare,
era fantasie scientifiche, cioè come vedete comunque si tenta in qualche modo di abbinare la fantascienza con la scienza con la fantasia. Nel 72 viene varata la prima navetta spaziale. Gli americani, la NASA, l'ente spaziale americano, vuole chiamare questa prima navetta, che è un prototipo, in realtà non andrà mai nello spazio, ma farà solo dei voli entro l'atmosfera terrestre, ma bisogna provare alcune cose, come quella di sganciarsi da un Boeing, da un altro aereo, per atterrare e planare, come non ci siamo abituati a vivere con gli shuttle. Pensa di chiamare questo primo shuttle con il nome di Constitution, che significa Costituzione, era appunto un omaggio alla Costituzione americana, di cui nel 76 cadevano i 200 anni. Invece che cosa fa? Che cosa succede? Che moltissimi appassionati della serie di Star Trek, ormai orfani di questa serie televisiva di fantascienza che, come sapete, aveva immaginato un equipaggio multirazziale, americani, russi, asiatici, europei, che su un'astronave vanno e viaggiano, esplorano lo spazio incontrando nuove civiltà, alieni, pianeti e così via. Nel 72 fanno una campagna, oggi potremmo dire sarebbero su Facebook, su internet, ma all'epoca c'era solo la posta, quindi mandano decine e decine di migliaia di lettere alla NASA e chiedono che quella navetta si chiami Enterprise, cioè come si chiamava l'astronave di Star Trek. La NASA, non è casuale, non è strano, accetta questa proposta che viene da cittadini americani, da giovani soprattutto, che guardavano appunto il programma di Star Trek in televisione, e chiama la prima navetta Enterprise. E questo è giusto per dirvi come in realtà scienza, fantascienza siano strettamente legati. Poi, come diceva anche Roberto prima, molti scienziati sono spesso diventati scrittori di fantascienza, molti astronauti, in Italia voglio ricordare Guidoni, in America ce ne sono tantissimi, che hanno iniziato, hanno fatto la professione che fanno oggi, cioè il fisico, l'astrofisico e nel caso specifico anche l'astronauta, proprio grazie alla fantascienza, perché hanno letto fantascienza, perché l'hanno vista in televisione, perché hanno visto i film di fantascienza. E quindi questo per dirvi che appunto i legami tra scienza e fantascienza sono sempre stati molto stretti. Noi in Italia con la Deus Books siamo, diciamo così, siamo un po' come dire i continuatori in qualche modo di questa editoria che coniugava appunto la fantascienza da un lato e la scienza dall'altro, attraverso varie collane di fantascienza, di romanzi di fantascienza come l'Odissea, che trovate nelle librerie, e attraverso due riviste, Deos, che invece è così fruibile gratuitamente sul portale fantascienza.com, che è il portale più importante che abbiamo in Italia, che si occupa di fantascienza ma anche di scienza, perché abbiamo anche articoli che appunto coniugano queste due diciamo tematiche. E poi lo facciamo anche con la rivista Robot, che è la più antica, come diceva Roberto, rivista di fantascienza, è nata negli anni 70 ed è tuttora, la potete trovare tuttora, nelle migliori librerie, dove appunto si parla di fantascienza a 360 gradi, una rivista tra l'altro fondata da Vittorio Cuccioli, che è un giornalista, scrittore, editor, che ha fatto la storia della fantascienza in Italia, che è scomparso purtroppo lo scorso ottobre, e che ha coniugato, appunto, ha proprio preso come modello le riviste americane più importanti e ne ha fatta una italiana, che è appunto Robot, creando poi una vera e propria scuola. Oggi chiunque voglia fare una rivista di fantascienza non può non tenere conto della lezione di Vittorio Cuccioli e della sua Robot. Guidoni, che è un astronauta italiano e che a partire, tanto per dare un altro esempio di curiosità di come scienza e fantascienza siano molto legati, partecipa a moltissime convention di fantascienza, proprio perché lui è appassionato lui stesso di fantascienza e crede proprio che fantascienza e scienza abbiano sempre, come molti di noi, camminato a braccetto e lo possono fare tuttora, nonostante oggi bisogna dirlo, purtroppo sia la scienza, e intendo la scienza soprattutto legata alla conquista dello spazio, che la fantascienza sono molto in declino.
però io penso che con alcune conquiste che faremo da qui ai prossimi decenni, nel 2020 si ipotizza la possibilità di portare l'uomo su Marte o la possibilità di ritornare sulla Luna e di restarci in modo permanente, io credo che possa questo dare all'immaginario popolare nuova linfa e quindi automaticamente avvicinare molti giovani sia alla scienza che alla fantascienza. Questo è, diciamo, l'augurio ottimistico che mi sento di lanciare in questa giornata internazionale dei planetari, proprio perché credo che scienza e fantascienza si possano alimentare fra di loro e possono essere soprattutto un modo per avvicinare i giovani anche proprio alla cultura scientifica di cui l'Italia purtroppo ha grande bisogno. Perché noi abbiamo delle eccellenze straordinarie, ma poi spesso la nostra scuola è carente proprio sulle cose, cioè nascono i computer, tanto che capire, cercano. Poi riusciamo a formare persone che vanno in tutto il mondo e che si affermano in altri paesi, appunto nei vari settori della scienza, ma poi la nostra scuola di base è carente, cosa che invece non è negli altri paesi europei. Quindi vi ringrazio, intanto ringrazio Roberto e Città della Scienza per averci ospitato. Speriamo di rivederci, come diceva Roberto in apertura, a futuro remoto, perché quest'anno il futuro remoto è appunto dedicato allo spazio. Sì, allo spazio. Perché il 1 ottobre servirà la mostra oltremare al Congresso Internazionale di Astronautica, l'Expo Mondiale dello Spazio. Ci saranno migliaia di visitatori e qui a futuro remoto speriamo di averne decine di migliaia, come avviene ogni anno, a parlare di spazio, tornare a parlare di spazio e di fantascienza. E lo faremo sicuramente. Grazie. Grazie a tutti.